È difficilissimo dire di no ad un'opportunità, specialmente quando stai cominciando. Anzi, anche dopo in realtà, ma all'inizio di qualunque progetto può davvero sembrare che tutto aiuti e quindi diciamo sì ad ogni cosa. Però sappiamo che quando diciamo sì ad ogni cosa tendiamo a non farne bene nemmeno una, oppure se ci riusciamo a farle bene tutte, di solito finiamo per sentirci esaurite, rischiamo il burnout. Ora, una delle cose che mi ha aiutato davvero moltissimo nel diventare più efficiente nel mio processo decisionale in rapporto a quando dire sì e quando dire no ad una proposta è qualcosa che in realtà stavo facendo già da diverso tempo senza però rendermene conto. Sai, quando fai quelle cose senza prendere le distanze da quello che fai e quindi non le razionalizzi come dei processi. Quindi inizialmente capitava a random, molto casualmente. E poi quando invece mi sono resa conto di quanto poteva davvero aiutarmi, ho cominciato a trasformarlo in un approccio vero e proprio, che ho chiamato il potere del riciclo. L'ultima situazione in cui ho utilizzato il potere del riciclo è stato in occasione di un mio intervento a Nomad City, un evento annuale dedicato al mondo dell'imprenditoria in remoto. In questa occasione ho condiviso tutta una serie di suggerimenti pratici per gestire un team da remoto mentre cresciamo la nostra azienda. Ho raccontato molti errori in cui sono scivolata e naturalmente molti spunti pratici tratti dalla mia esperienza perché chi mi ascoltava quel giorno potesse evitarsi gli errori e mettere subito in pratica gli strumenti che avevo scoperto nel percorso. Si è trattato di un intervento parecchio lungo, molto articolato e ci ho investito diverse ore per prepararlo in maniera adeguata. La cosa sarebbe anche potuta finire lì. E invece, con il lancio di Impact Girl, ho scomposto quel talk, quell'intervento, in tre parti e registrato tre puntate diverse sul tema. Ora, questo riciclo era stato in qualche modo preventivato, non così il primissimo in assoluto capitato del tutto casualmente con il materiale che avevo preparato per mesi in occasione di uno dei primissimi eventi sul mondo dell'imprenditoria femminile cui sono stata invitata. Una giornata intera di formazione che ahimè non è mai stata registrata. Fortuna mi ero preparata così bene il materiale che ho potuto riutilizzarlo successivamente per il mio primo corso sul business digitale che si chiamava Webilicious, che se non avessi avuto quel materiale avrei dovuto sviluppare da zero impiegando il doppio o il triplo del tempo. Invece avevo già una scaletta precisa e diversi spunti che avevano solo bisogno di essere aggiornati e approfonditi. Questa è stata la prima occasione in cui ho toccato con mano il potere del riciclo. Mi ci è voluto un po' per trarre le dovute conclusioni e capire che poteva diventare un approccio molto utile per decidere a che cosa dedicare il mio tempo, a cosa dire sì e a cosa dire no. Con il tempo e l'esperienza ho cominciato a valutare il valore di un progetto e dunque decidere se perseguirlo oppure no, in base a quante volte sarebbe tornato utile in seguito su altri fronti. Quindi in base a quante volte avrei potuto riciclarlo, da qui il nome dell'approccio, il potere del riciclo. Così invece che continuare a dire sì in modo indiscriminato a tutto, la domanda che ho cominciato a pormi è: quante volte posso riciclare il tempo investito per preparare questo progetto? Se la risposta è meno di due, allora non è un progetto sufficientemente strategico perché valga la pena investirci il mio tempo. A meno che naturalmente non ci sia una situazione del tutto eccezionale, qualcosa che davvero mi chiama e decido di farlo ugualmente. Riesci ad intuire quanto utile può rivelarsi questa domanda per decidere se ha senso dire sì oppure no a qualcosa? Scegli di fare benissimo una cosa che poi puoi riutilizzare per almeno due volte. Se poi puoi usarla più volte, tanto meglio, ma due è il minimo che personalmente mi sono imposta. È il modo migliore per evitare di caricarsi di un mucchio di impegni, perché una volta che hai dato la tua parola, se sei come me, finisci per cercare di dare il massimo su ogni cosa e davvero ti esaurisci. Ed è fenomenale come approccio, quindi, per preservare le energie e migliorare la tua efficienza, per quello che davvero conta per te e per il tuo progetto. Ricorda quindi, la domanda chiave è: quante volte posso riciclare il tempo investito per preparare questo progetto? Scrivitela da qualche parte e utilizzala quanto più spesso possibile. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero che il potere del riciclo si rivelerà utile per te come lo è stato finora per me.
Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy, iscriviti alla lista d'attesa per ricevere lo splendido bonus che ho preparato per te e per sapere quando riapriranno le porte della nuova Business Academy italiana tutta al femminile. Puoi farlo senza impegno visitando il sito biz-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.